Biglia che ha paura di Maria Loretta Giraldo, con le illustrazioni di Giulia Orecchia, Edizioni Libri. Ero molto sollevata per quella storia. Infatti, essendo io una bambina esageratamente paurosa, avevo la speranza di diventare persino esageratamente coraggiosa. Poi Billy ci ha guardato dritto negli occhi e ha detto: "Mettiamo subito in chiaro un'altra cosa. Chi non vuole diventare amico della paura lo dica subito perché è inutile che resti qua." Nessuno ha fiatato e nessuno si è mosso. E così Billy, a Chiappapaura, ci ha raccontato quest'altra storia. Il bambino che fece amicizia con la paura. C'era una volta un bambino, non proprio coraggioso, che un giorno, mentre se ne andava per la strada, vide una bambina piccola piccola seduta sullo scalino di una casa. La bambina sembrava molto triste, così lui si avvicinò e le disse: "Ciao, perché sei così triste?" "Perché nessuno vuole giocare con me", rispose la bambina. "E perché nessuno vuole giocare con te?" "Perché di me tutti hanno una gran paura." Il bambino rise: "Ma va, io non ho affatto paura di te." "Ma ce l'avrai anche tu appena ti dirò il mio nome", disse la bambina. Il bambino era incuriosito: "Ma perché? Come ti chiami?" "Te lo dirò se mi prometti di non andartene via." "Prometto", fece il bambino. "Mi chiamo Paura", disse la bambina con un filino di voce. Si aspettava che il bambino scappasse di corsa, ma lui, parlando con lei, aveva visto che non era né brutta né cattiva e così decise di restare. Paura, pur essendo piccola, gli insegnava a riconoscere i pericoli o a ricordare le cose che gli avevano fatto male per non fargliele ripetere più. Ma un giorno passò di là, spavento. Era brutto, grosso, cattivo e molto, ma molto invidioso. Infatti, appena vide quei due che giocavano felici e contenti, disse al bambino: "Stai attento, se paura crescerà, diventerà brutta, grossa e cattiva come me." E se ne andò via. Così il bambino guardò Paura e gli sembrò che fosse cresciuta un po'. "Oibò", disse. Allora Paura cominciò a crescere davvero. "Oibò", disse ancora il bambino e già pensava di darsela a gambe quando Paura gli disse: "Non scappare, resta qui a giocare con me e vedrai che non ti succederà proprio nulla." Per fortuna il bambino ascoltò quelle parole e, detto fatto, Paura in un attimo rimpicciolì e tornò a essere quella di prima. Fu così che il bambino e Paura rimasero amici per tutta la vita. Se è giusta la dimisura, è buona la paura.